Comincia oggi il percorso in Coppa Italia del Milan. Il primo avversario in questi ottavi di finale è il Torino di Juric dallo stadio San Siro di Milano. Un caloroso benvenuto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Sembrava fuori gioco, attenzione Lukic, la parata di Tatarusanu, poi Rodriguez. Grande parata, grande intervento da parte di Ciprian Tatarusanu. La spizzata di Schär, il palo di De Ketelaere, che stava facendo un gol fantastico. Rovescia così di testa, beffa Milinkovic-Savic. Bravissimo ancora Salemakers, che viene toccato duro. Può girarsi e puntare Schär, De Ketelaere, carica il mancino! De Ketelaere, ancora lui a sporcare i guanti di Milinkovic-Savic. Ancora una volta calcio d'angolo per il Milan. Tonali aspetta il movimento di Messias, bellissimo il pallone di Tonali e poi Messias, solo profumo di gol, subito si presenta così Junior Messias. Attenzione Messias che si inserisce sull'errore, poi Gigi con un intervento che irregolare, doppio cartellino giallo, Torino in 10, Gigi espulso. Ficaio Tomori, pennella in mezzo all'area di rigore, allontana Teo Hernandez, il controllo, la conclusione, la parata di Milinkovic-Savic, grandissima conclusione di Teo Hernandez. Riaccende Leao Benacer, Rafa Leao, dall'altra parte c'è Messias, il taglio di Giroud Leao, fa tutto da solo, prova la conclusione a giro sul primo palo. Ancora una volta un'altra parata di Milinkovic-Savic. Dest carica il destro, ancora la parata di Milinkovic-Savic, poi Tonali anticipato da Schurz. Leao che rimette dentro il pallone, arriva Giroud, ancora Olivier, il pallone che resta lì, Giroud, c'era De Ketelaere lì vicino. Ancora Messias, va a riconquistare il pallone, almeno a provarci. A dopo, attenzione dall'altra parte, perché Baglieie ha tutta la fascia libera, deve rientrare e fare gli straordinari Tomori, ma arriva il gol di a dopo. In inferiorità numerica il Torino, la sblocca al minuto 114. Leao prova a mettere dentro il pallone, arriva Calabria, la conclusione centrale, poi il pallone che tocca la parte esterna della rete. Ancora Leao, il pallone per Teo al limite dell'area, Teo, conclusione fuori e finisce qui. Il Torino vince 1-0 ed accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.